Visto che in tanti mi stanno chiedendo di specificare quale tipo di strategia utilizzo sul conto che stiamo cercando di portare da 25 dollari a 1000 dollari, allora ho deciso di fare questo video per mostrare proprio la strategia dietro. E qui devo fare un piccolo e dovutissimo disclaimer. La strategia non è l'unica cosa che conta quando si fa trading infatti puoi essere il trader più bravo del mondo con una strategia relativamente pessima ma comunque cavartela oppure essere il peggior trader del mondo la persona meno esperta in assoluto con la strategia migliore che se anche ti venisse data non sapresti come attuarla cosa farci e quindi perderesti i soldi quindi sì la strategia è fondamentale ma è altrettanto fondamentale la nostra esperienza e capacità quindi quello che ti sto per mostrare in questo video, ti esorto a non copiarlo, puoi prendere spunto, puoi provarlo assolutamente, però non copiare tutto così com'è perché? Perché è una strategia basata su di me, quindi è cucita su di me, è una strategia costruita ad hoc in ottica della mia propensione al rischio, della mia gestione del capitale, della mia capacità di leggere i mercati, del mio modo di operare di conseguenza è una strategia mia che non vuol dire che vada bene anche per te. Quindi questo è assolutamente da dire e da specificare. In un precedente video, questo per l'esattezza, ho mostrato un Dex, cioè un exchange decentralizzato, a mio avviso uno dei migliori attualmente sul campo, creato dai ragazzi di Bybit e che permette di operare sostanzialmente fare trading sui futures Esattamente come si fa su Binance o pi piuttosto che su Bybit stesso, su altri exchange, in modo totalmente decentralizzato. Quindi vuol dire che ti colleghi con un MetaMask, ti colleghi con il wallet DeFi di Bybit, ti puoi collegare con un sacco di wallet o hardware wallet come Ledger, per esempio, e operare direttamente in DeFi. Quindi senza dover passare per forza da un exchange centralizzato per poter far trading. La mia esperienza su questo applicativo è estremamente buona. Mi sto trovando veramente molto, molto bene. E in sede proprio di quel video lì, che comunque, se ti sei perso, ti lascio qua sotto in descrizione, così puoi riprenderlo puoi dargli un'occhiata. Avevo depositato su questo conto 25 dollari. Partiamo prima di tutto con l'analizzare quello che è il conto attualmente, cioè come siamo posizionati. Qua sotto ti ricordo, ti lascio il link di Apex, in modo che tu possa registrarti, provarlo. Ricordo, non servono email, non servono password, serve solo una connessione tramite wallet. Ci si può connettere, ne approfitto, su Arbitrum, BNB, Ethereum, Mantle e Base Chain. Personalmente sono collegato su Ethereum, le fee sono relativamente basse, sia per andare a depositare i fondi sul protocollo, sia poi per operare, anzi per operare sono praticamente le stesse fee che ha un exchange centralizzato, quindi veramente non ci sono più scuse per operare in DeFi esattamente come si fa in CeFi. Questo qui è il mio profilo. Prima di vedere il profilo, però voglio farti vedere, vediamo se riesco nella overview, ecco qua. Come vedi le uniche transazioni fatte sono queste qua, un deposito di 25,67 per l'esattezza il 28 giugno. A quel punto li ho trasferiti sull'account futures e ho iniziato ad operare. Andiamo a questo punto a vedere l'account futures, quindi perpetual, come sta andando. Vediamo che attualmente il saldo è di 71,29, vabbè arrotondiamo 71 dollari a partire dai 25 dollari. Siamo arrivati a 71 dollari, quindi quasi un per tre del portafoglio in due mesi. E anche qui, disclaimer, togliti, togliti, togliti dalla testa che questi siano risultati convenzionali. Questi sono stati risultati straordinari dovuti al fatto che il mercato si è posizionato a nostro favore e quindi ci ha permesso effettivamente di ottenere dei risultati così interessanti. Questi non sono i risultati che avremo da qui all'eternità. Quindi sono consapevole di questo, sono consapevole che magari dagli alcuni mesi andremo molto sotto così molto sopra perché il trading è un percorso non è un qualcosa di lineare è un qualcosa pieno di curve sali scendi e cose varie e togliamoci dalla testa che questi siano i rendimenti potenziali possibili. Questi sono stati i rendimenti in questi due mesi perché è andato comunque bene perché sono state le operazioni fatte bene però ciò non toglie e io in primis so benissimo che non mi posso aspettare questo rendimento per chissà quanto ecco perché la challenge da 25 a 1000 dollari è una challenge che andrà avanti secondo me parecchio tempo però una challenge interessante da mostrare per mostrare appunto come da 25 dollari quindi partendo anche da poco si possa arrivare comunque a tanto ora tornando a noi siamo negli ultimi 7 giorni di operatività un più 11,74%, quindi fai un 11%, e negli ultimi 30 giorni, per l'esattezza, abbiamo fatto un più 82,15%. Ora ripeto, questi non sono dati assolutamente normali. Cioè, una media buona nel trading può essere di un 1%, 2%, 4%, esagerare mensile, cioè i migliori trader fanno un 7%. Ora noi abbiamo fatto un 82% perché come ho detto ci sono delle condizioni su Bitcoin che ci hanno permesso di ottenere questo risultato. Quindi questa è la, la situazione attuale, qua vediamo anche l'andamento, vediamo anche che ci sono stati dei drawdown, delle salite però grosso modo nel tre mesi, come vediamo, ha sempre teso più o meno andare in su. Lasciamo pure il 30 giorni, eccolo qua. Qui ci sono le posizioni, andiamo ad aprire direttamente il nostro grafico per vedere come ci stiamo muovendo. Contract BTC USDT. Tra l'altro il mio profilo è pubblico, quindi su Apex puoi anche seguirmi senza, senza problemi. Non è un copy trading, puoi seguirmi nella mia operatività. Come vedi abbiamo un'operazione aperta, questi qua BS sono tutti i buy, sell che ho fatto. Sto andando solo long, tra poco ti mostro l'esatta strategia che utilizzo. E ogni volta che vedi il buy e il sell, ad esempio, qui ho comprato, qui ho venduto, poi a spot in realtà, poi ho ricomprato e così via. Ad esempio, in questa fase, magari ti ingrandisco il grafico. Ecco qua, non ti spaventare se il grafico di Bitcoin lo vedi così, perché loro sono partiti di recente, sono partiti proprio a giugno, di conseguenza, vedi un grafico eh, non totale, vedi un grafico parziale. Che comunque a noi va bene perché tante volte si tende a vedere un grafico troppo grosso rispetto al grafico attuale. Il grafico attuale, come vediamo, è una lateralizzazione, in particolare in questo momento è una lateralizzazione estremamente stretta. E qua si nota già uno dei miei ordini e tra poco ti mostro il perché e dove piazzo, quindi la strategia che utilizzo. Cosa è successo qui? È successo che questa candela io avevo più o meno un prezzo d'entrata in questo livello o giù di lì. La candela è andata su, ho venduto, tendenzialmente tengo sempre una posizione aperta, però in questo caso l'ho venduta perché mi sembrava ghiotto vista la fase e ho ripiazzato un ordine a questo livello qui. Durante la notte è successo proprio questo, quindi come vedi io lavoro prevalentemente a limite, cioè mi vado a fare una piccola analisi, piazzo i miei ordini e poi lascio andare mi as e aspetto. Come vedi la candela ha ritracciato ieri sera, ha toccato esattamente i 59,698, ha toccato quindi questo livello, mi ha aperto l'ordine e attualmente ha ritracciato, è tornata su e siamo in profitto di un 1,09, quindi un dollaro. Sì, lo so, sono cifre piccole, ne sono consapevole, però sono cifre piccole, ma rapportate al capitale in gioco, vediamo siamo a un più. 22 e 20%. Io sto registrando questo video alle 9.16 del giorno 22 agosto. Tu lo vedrai in differita, però questa è la situazione attuale sul portafoglio. Ora, tendenzialmente, queste posizioni, come ho detto, le tengo aperte, almeno una la tengo aperta, proprio perché mi aspetto che Bitcoin possa salire e andare a recuperare i 64K, 65K. Quindi, questa posizione conto di chiuderla intorno ai 64K però non è detto che andrò a chiuderla durante il giorno vedendo dando un'occhiata se vedo che qua c'è debolezza e non si riesce a rompere il muro dei 61 62 la chiudo e vado a riposizionarmi nuovamente un ordine d'acquisto in questo livello quindi cerco di piazzare ordini d'acquisto sotto i 59 così iniziamo ad addentrarci un po nella strategia quindi sotto i 60k e poi vado a a cercare di chiuderli sopra il 60k approfittando del momento attuale che è laterale perché bitcoin è laterale gli ordini come li ho piazzati come vedi ho piazzato attualmente quattro ordini tutti ordini a limite che verranno eseguiti non verranno eseguiti dipende come si muove bitcoin a ribasso perché come puoi vedere qua questa posizione non ha uno stop loss e qui lo so ci sono i fan degli stop loss che si incazzeranno a me non importa perché io lavoro così. Ora ti mostro comunque bene tutto. Attualmente, come ti ho detto, abbiamo tante posizioni a ribasso. La strategia, su che cosa verte, cioè su che cosa si focalizza? Si focalizza un pochino in quello che può essere considerato una strategia by the dip, C'è cioè una strategia long. Io vado esclusivamente long con questo conto su Bitcoin, non vado ad aprirmi short, non vado a fare assolutamente nulla, vado long, andando a mediare il prezzo d'acquisto, piuttosto che andare a, a piazzarmi uno stop loss. Quindi, esempio, il prezzo mi fa così. Arriva qui, io faccio finta sono entrato in questo livello. Entrato qui, dovrei mettermi uno stop loss che ne so, magari qua e un take profit magari qua. Ora che cosa può succedere? Può succedere che va a colpirmi lo stop loss, perdo i soldi e poi riparte. Oppure può succedere che becca lo stop loss e continua ad andare giù e quindi è stato efficace lo stop loss. Oppure può andare su, non toccare il take profit, tornare giù e andarmi in stop loss. E così via. Quindi ci sono tantissimi scenari possibili. In ogni caso lo stop loss potrebbe diventare un'arma a doppio taglio se non lo si usa bene. Essendo il mio uno swing trade, quindi non un trade di breve termine, un intraday per intenderci, né tantomeno uno scalping, perché lavoro su, come puoi vedere, grafici giornalieri e l'analisi la faccio sì sul giornaliero, ma anche sul settimanale mensile, perché qua non li vedi i livelli perché eh, arriva solo fino a qua, però quelli che vedi, come puoi vedere in quest'area che è una sorta di supporto, ho piazzato il mio ordine in quest'area e in quest'area che di nuovo sono zone tra virgolette di supporto resistenza ho piazzato il mio ordine qua ancora una volta è una zona di supporto che tu non la vedi ma nel passato è stata toccata nel movimento recente di bitcoin tra l'altro così come poi tutti gli altri livelli perché ho piazzato un ordine a allora 57.321 49.210 42.600 e l'altro è a 31.002. Quindi questi sono tutti i miei ordini, se Bitcoin va giù mi compra e mi va a mediare sostanzialmente il mio prezzo medio d'acquisto. Dopodiché si tratta di avere pazienza e aspettare che il prezzo torni su, semplicemente. Quindi appena il prezzo torna su io vado a chiudere in profitto. Ovviamente il prezzo deve tornare su, cioè nessuno ha la sfera di cristallo, il prezzo tornerà su, lo sappiamo tutti, basta. No, non esiste sta roba qui. Detto ciò, la strategia è molto semplice. Si compone di quattro ordini. Come vedi sul grafico non lo sporco, non ci metto medie mobili, bollinger e tutte queste cose varie. Io tengo solo un'analisi dei prezzi. Quindi vado a guardare uno i supporti e le resistenze, due vado a vedere i volumi a ridosso di supporti e resistenze. 3 vado ad applicarmi una semplice Gestione del rischio e 4 la gestione del portafoglio. Questo è quello che faccio andando a costruire una sorta di strategia by the dip che non è efficace in tutte le situazioni di mercato, è efficace in questa situazione dove il prezzo lateralizza abbastanza. Di conseguenza, per me diventa più semplice, più prevedibile muovermi. Nel caso e sono pronto per questo con ordini molto a ribasso quando c'è una stretta lateralizzazione tendenzialmente il prezzo poi o esplode in una direzione o nell'altra se esplode in quella in su perfetto io ho comunque degli ordini aperti e vado a ottenere profitto se esplode in giù ho gli ordini che vanno a mediare il prezzo quindi anziché lo stop loss vado a comprare a ribasso ogni ordine l'ideale sarebbe tenerlo con un 1% del margine più poi la leva, perché io vedo molti che si bruciano i conti perché caricano, che ne so, 1000 euro su un conto, dopodiché aprono 1000 euro in leva 10, in leva 20, in leva 30, insomma, robe folli. O comunque grosse cifre. Ora, la leva è uno strumento interessante che aumenta non tanto quanto guadagniamo, sì, anche quanto guadagniamo perché apriamo delle posizioni più grandi, ma in realtà va vista al contrario, ci permette di aprire posizioni grosse, significative, ma anche partendo con una quantità di denaro più piccola. Quindi io ci metto meno di mio e più preso in prestito. Però se non so che cacchio farci con la roba che prendo in prestito, perché fa faccio schifo come trader, non andiamo a leva, cioè utilizziamoci il nostro capitale, evitiamo di fare cazzate, perché è vero che con la leva aumenta la potenziale esposizione che possiamo avere a fronte di un margine Basso, che mettiamo noi, ma è anche vero che aumenta il rischio, cioè c'è quella che si chiama la liquidazione che va tenuta estremamente in attenzione massima. E tra poco la vediamo anche nel mio caso. Nel mio caso, sto utilizzando una leva contenuta. Attualmente, come puoi vedere, qui attualmente la leva che sto utilizzando è una leva 12. Sono partito con una leva maggiore, attualmente sto usando una leva 12. Semplicemente perché in, nel frattempo è aumentato il mio capitale. E qui un'altra cosa estremamente importante, intanto ti sottolineo la liquidazione. Come vedi la liquidazione non c'è in questa fase, perché sto usando un capitale piccolo con un margine piccolo. È vero che la posizione aperta è di 60 dollari leva 12, vuol dire che ho utilizzato circa per aprire questa posizione 4-5 dollari intorno ai 4 dollari comunque 4 dollari e mezzo, ecco su un capitale di 70 dollari e qui non è ottimale perché io qua ho parlato di 1% che è la soglia che dovremmo tenere in considerazione noi qui è una soglia più alta perché se su 60 dollari apro con 6 dollari per esempio questo qui non è l'1% questo è il 10% e non va bene noi dobbiamo cercare di arrivare qui però se è un capitale grosso puoi farlo su determinati exchange puoi farlo, se operi su Apex purtroppo l'ordine minimo è di 0,001 BTC, che equivalgono circa al prezzo attuale a 60 dollari. Di conseguenza, con un capitale ridotto eh, puoi fare ben poco, devi per forza partire alto. Nel mio caso sono partito con 25 dollari, aprivo con leva 20, se non sbaglio, quindi leva 20 in modo da avere ogni posizione aperta con 2 dollari 2 dollari e mezzo circa quindi cercavo di non superare quel 10% poi man mano che le operazioni sono andate in profitto quindi ho iniziato a aumentare il mio capitale ho ridotto la leva quindi da 20 sono passato a 12 ora siamo a 70 dollari circa leva 12 e il capitale che utilizzo per aprire ogni posizione in realtà non è triplicato perché se tanto mi da tanti da 2 dollari e $5. Il capitale ha fatto quasi un per 3, avrei dovuto fare quasi un per 3 qui. In realtà il capitale qua sto continuando ad aprire più o meno con 4-5 dollari a esagerare Quindi in realtà non è triplicato il capitale, sto cercando proprio di contenerlo in modo da ridurre via via che saliamo la percentuale di capitale che utilizzo per ogni operazione e ridurre anche la leva. Quindi liquidazioni molto più lontane, come vedi in questo caso infinite, cioè non ci sono, e vado piano piano a giostrarmi. Man mano che mi entreranno delle posizioni perché io ho messo degli ordini scalari anziché degli stop loss, cosa succede e perché li ho utilizzati? Semplicemente perché vanno a mediarmi il prezzo d'acquisto. Ipotizza di aver acquistato a 60k, ipotizza di piazzare un ordine a 50k, quant'è la media tra 60 e 50? E questa qua. 55k, quindi io cosa faccio? Sposto il mio prezzo medio d'ingresso a 55k, poi ipotizza di andare a comprare a 40k nuovamente, sposterò il mio prezzo medio tra 55 e 40. Fammi dire che ne so, 47, 48k giù di lì. Vado a spostare nuovamente il mio prezzo medio. Siccome io so che il mercato oscilla, succede che il prezzo va su, poi mi prende l'ordine, magari perché sta scendendo, mi prende l'ordine mi prende l'ordine, il mio prezzo medio magari diventa, che ne so, questo qui, poi il mercato torna su e da qua in poi inizio a essere in profitto e quindi posso chiudere e ho mediato sostanzialmente la mia posizione d'acquisto, quindi il mio prezzo di entrata. Questa è la strategia. Mi piazzo quattro ordini a ribasso perché quattro, perché se ne metto di più con i margini che ho in questo momento rischio di andare in liquidazione, quindi cerco di gestirmi molto molto attentamente il rischio. Ho preventivato che se per esempio, cancelliamo, mi partisse. Abbiamo detto abbiamo quattro ordini: 1, 2, 3 e 4. Attualmente, quest'ordine ha una liquidazione infinita, o zero. Come vuoi tu, comunque, non c'è. Nel momento in cui mi scattasse il secondo ordine, la liquidazione diventerebbe, eh, se non vado errato, intorno ai 20, 25 K come prezzo, quindi Bitcoin dovrebbe scendere a 20-25k per liquidarmi. Man mano che entrano gli altri ordini, questa liquidazione diventa sempre più vicina. Al terzo ordine siamo intorno ai 30k più o meno, alla quarta siamo intorno ai 34 tipo k. Ora se tu vai a guardare te lo mostro subito la quarta operazione che sono andato a impostare in realtà è sotto i 34k e sui 31k. E cosa succede? Succede che mi andrebbe in liquidazione e mi andrebbe a liquidare il conto. A proposito, il mio grado di rischio quando faccio trading su questo conto è il conto. Cioè, io non sono quel tipo di persone che depositano 1000 dollari o 10.000 dollari e poi sono disposte a perderne 100. Non mi interessa, io deposito 100 e lavoro con quelli. È vero che qui avresti un margine maggiore, tutto quello che vuoi, ma è anche vero che se tu hai una, una disponibilità maggiore, psicologicamente ti senti più tranquillo a operare da un lato perché dici, beh, comunque un margine da utilizzare. Dall'altro ti senti più in ansia perché stai operando con più margine, quindi hai paura di, di perdere tutto il capitale. Contemporaneamente, non cerchi di ottimizzare al massimo. Le tue operazioni, perché dici ok, ho poco capitale, ma questa è una cosa mia, psicologica, è un, un piccolo hacking, se vogliamo, che faccio io per poter operare. E ho sempre fatto così. Io rischio questo, in modo che so benissimo che il mio capitale in gioco è questo. Quindi sto giocando con questo. Se perdo il mio stop loss, è l'equity e il capitale. E l'unica cosa che guardo è l'equity. A me non interessa guardare. E quante operazioni in profitto ho chiuso quante operazioni in perdita ho chiuso no perché il mio è uno swing trade è un gioco di lungo termine però ripeto è la mia operatività io guardo solo esclusivamente l'equity e ora ti mostro anche il perché perché ci sono dei casi in cui tu chiudi in perdita ma in realtà sei in profitto e ti mostro a brevissimo quindi rimani con me il perché e il come applicato alla mia strategia andiamo a questo punto a riguardarci eccolo qua i vari ordini abbiamo detto l'ultimo questo a 31 a 31k potrebbe andare in liquidazione quando io vado a mediare le posizioni di ingresso che tra l'altro come vedi sono tutte a 001 001 001 sono tutte uguali non vado ad aumentare il capitale perché voglio gestirmi bene il margine e non voglio aumentare quanto sto mettendo in gioco voglio rimanere sempre costante perché così riesco a tracciare molto meglio e gestire molto meglio il mio capitale, cosa succede? Ipotizziamo aver comprato a 60k e avere un equity di 60k. Ora il prezzo scende e mi arriva a 50k. Io qui nel portafoglio ho un valore attualmente di 50k perché sono sceso di 10k. Mi parte un ordine quindi ora ho un bitcoin a 60k e un bitcoin a preso a 50k. Quindi ho due bitcoin con un prezzo medio di 55k succede che ora il prezzo stagna va un po' giù va un po' su oscilla ipotizziamo di avere la liquidazione vicina perché abbiamo già fatto magari quattro ordini e abbiamo la liquidazione vicina al quarto ordine è la liquidazione vicina ma anche già solo al secondo al terzo se si presenta l'occasione tendenzialmente io vado a vendere e ora ti spiego il perché e il come in perdita anche se in realtà poi non è in perdita qui c'è il punto medio quindi abbiamo detto 55k circa è vero che io ho mediato il mio prezzo d'acquisto a 55 ma è anche vero che io un bitcoin l'ho comprato a 60 e un bitcoin l'ho comprato a 50 se vedo che il prezzo si muove relativamente a mio favore quindi sta andando nelle mie direzioni sono contento e felice io cerco di scaricarmi un po' di peso in modo da avere più margine nel momento in cui il prezzo andrà in giù, cioè se mi ritorna su, lascio andare. Ma se ho paura, temo che possa scendere ulteriormente, allora cosa faccio? Vado a scaricare in modo furbo: cioè se ho comprato 50k e vedo che il prezzo mi torna a 52k io scarico un bitcoin a 52k, che è vero che sarei in perdita perché da 52 da 55 come prezzo medio nuovo a 52 ci sono. 3k meno 3k di perdita ma io vedo anche che al contrario c'è un più 2k di profitto tra virgolette in più scaricare mi permette avere più liquidità per andare a riaccumulare a livelli più bassi e via via mediare la posizione poi magari non scarico un btc ne scarico mezzo quindi faccio magari meno 0,5 quindi solo una parte per andare a liberare capitale per poter ricomprare più basso e in questo modo vado via via a lasciare un po' di margine evitando la liquidazione. Questi chiaramente sono casi particolari. Da dove arriva a sto punto il profitto? Perché tu dicevi è venduto in perdita, da dove arriva il profitto? Il profitto arriva nel momento in cui il prezzo poi gira. Io ho venduto una parte, quindi ho, mi sono tenuto da parte del margine. Contemporaneamente il prezzo poi ha iniziato a salire, quindi magari mi è tornato in profitto, e quindi sono andato poi a chiudere altro, e quello che guardo è l'equity come ho detto totale non tanto quanto sto chiudendo in profitto in perdita tutto il resto cioè il balance totale la mia equity e il margine che ho anche perché se io faccio meno 10% per esempio su 100 dollari di posizione è un conto se poi mi torna su quindi sono attualmente in perdita di 10 dollari se però io ho ricomprato qua sotto a meno 10 dollari, ho ricomprato altri 100 quindi ho 200 dollari attualmente e mi fa un più 4% quindi mi recupera un solo un 4% o meglio fai un 5% quindi mi recupera la metà di questa roba qui di questo movimento ribasso, quindi è sceso del 10%. Esempio, facciamolo qua, è sceso e poi mi recupera in questo modo. Capisci che io 200 dollari per un più 5% di media sono un più 10 dollari. Quindi ho recuperato con solo un 5% quella che è stata la mia perdita del 10% iniziale, andando a mediare il prezzo d'acquisto. Poi a quel punto mi torna a più 10, io vado in profitto qua di 10 dollari. Capisco che possono essere dei calcoli incasinati, e per questo dico le strategie vanno applicate, bisogna provarle, è molto più facile farsi che spiegarsi, però questa è la strategia che utilizzo molto banalmente, come vedi è estremamente semplice, non ha troppi fronzoli, non ha troppe cazzate varie, non ha nulla sul grafico se non ordini piazzati su supporti barra resistenze e chiusure piazzate in modo sensato in base a quello che è il mio sentiment la mia lettura del mercato attualmente per esempio guarda siamo su questa fase qui ci troviamo a ridosso di un supporto se vogliamo barra resistenza che è una resistenza che sta avendo il prezzo ora in questa fase se io vedo che c'è un reject cosa faccio chiudo la chiudo e aspetto vado a riposizionare l'ordine magari nuovo a questo livello a livello più basso in modo che viene rigettato mi torna lì mi ricompra e poi vediamo se poi viene rigettato ulteriormente mi va a mediare il prezzo a ribasso questo l'ho messo un po' stretto tendenzialmente mi tengo molto largo come vedi di distanza 57 a 49k cioè ci sono un po' di migliaia di euro di dollari di differenza tra i vari ordini questo l'ho messo un po' più stretto perché ultimamente vediamo che c'è un buon movimento già in queste fasi quindi molto stretto e questo mi permette di speculare un po' di più sul momento attuale, breve, che comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 giorni. Ci cioè sono due settimane di lateralizzazione stretta. Qui mi aspetto dei movimenti bruschi, poi in un lato, in una direzione o nell'altra, però ecco, nel frattempo io mi godo il percorso qua e vado a pescare dove posso pescare. Poi eventualmente scaricherò, cercherò di gestirmi la posizione qualora ci fossero dei, dei problemi. Questo è tutto, questo è il tipo di operatività che faccio attualmente su questo conto. Porterò aggiornamenti magari ogni mese, ogni due mesi, a seconda più che altro di quante operazioni sono entrate, in modo che puoi rimanere aggiornato. Puoi rimanere poi aggiornato in tempo reale su tutti i long che avvio, le chiusure che faccio, entrando nel canale Telegram, che è gratuito, è un gruppo chat, puoi scrivermi, puoi farmi domande, rispondo direttamente io a tutti vedrai siamo una famiglia alla fine perché chiacchieriamo parliamo condividiamo informazioni qua sotto ti lascio il link ripeto è gratuito e lì vado a pubblicare in modo più veloce quindi a stretto giro quelle che sono le operazioni che vado a fare o quelle che sto per impostare ti lascio anche il link di Apex se ancora non l'hai testato provalo perché merita veramente tanto ah mi sono dimenticato di mostrarti le FI, vado a mostrartele subito così hai un'idea di quello che stiamo dicendo a livello Eccolo qua, andiamo nei filled, eccolo qui. Esempio a limite: questi ordini sono entrati a limite, come vedi, hanno 0 fee. Quelli chiusi a mercato: qui ho chiuso un ordine a 0,0,1, quindi significa 60 dollari di ordine, chiuso con una fee di quasi un centesimo e mezzo. Quindi, una fee su rete TH più che giusta, direi perfetta. Perché comunque sono delle posizioni interessanti, questo vuol dire che più o meno chiudi, che ne so, una posizione a 100 dollari con un due uh, centesimi top più o meno, due centesimi e qualcosa, forse tre centesimi, quindi con un, veramente una commissione ridicola rispetto a quello che è anche solo un exchange in realtà perché poi sono commissioni assolutamente vantaggiose anche rispetto all'exchange ti ringrazio per essere stato qui con me ti ricordo iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato e vedere come procede questa sfida ma anche fruire di tutti gli altri video contenuti che faccio uscire costantemente con tutorial strategie analisi sul mondo cripto sul mondo azionario sul mondo economico in realtà in generale ti ringrazio ancora, un abbraccio qua sotto trovi il link di Apex e del gruppo Telegram e ci vediamo nel prossimo video.